Eccoci studio, tornati per la seconda parte di Presto Presto. Vi abbiamo già proposto i servizi del Chieti e del Giulianova. Ovviamente la seconda parte di oggi di Presto Presto è dedicata al Teramo. Potete interagire con noi attraverso gli sms. So che molti stanno uscendo, stanno portando i figli a scuola. Anzi, qualcuno ci ha detto dovete iniziare la trasmissione alle 6 in modo tale che la finite quando noi possiamo uscire. Però insomma sarebbe veramente duro. E io vado a presentare gli ospiti. Accanto a me, reduce dai festeggiamenti, ma ancora abbastanza provato, il presidente Luciano Campitelli. Buongiorno presidente. Buongiorno. Com'è andata la notte? La notte non è stata delle migliori, però ci siamo svegliati, quindi venire a Presto Presto sicuramente è stata dura, ma ce l'ho fatta. E festeggiamenti fino a tarda notte? Non tardi, però abbastanza tardi. Abbastanza tardi. Allora, tra poco poi sentiremo il presidente più nel dettaglio. Accanto al presidente Luciano Campitelli, una collega che ha seguito il Teramo sia quando era tra i professionisti, ma soprattutto quando ha iniziato la sua rinascita nella conferenza dell'estate del 2008. Lei c'era a Roseto quando il Teramo ha esordito in promozione e c'era ieri ovviamente ad Atessa, una collega dell'emittente TV Teramo, ma la sentiamo soprattutto a Radio Delta 1 ogni domenica, Giusi Cingoli. Buongiorno Giusi. Buongiorno a tutti, buongiorno, ti ringrazio Luigi di questo invito, mi ha fatto molto piacere, complimenti ancora al presidente Campitelli, è stata un'emozione intensa, bellissima, io c'ero, sì, ero presente a Rosciano, in Coppa Italia, poi a Roseto con il Castelnuovo, ho deciso di seguire il Teramo anche. Ti sei vestita anche di rosso oggi proprio per festeggiare il Teramo. Sì, ieri non hai preso il gavettone, però questo non va bene. No, io sono stata una delle poche. Siamo stati in due, ci siamo salvati. Invece chi il gavettone in qualche modo l'ha preso, perché anche per colpa mia è stato lanciato subito in campo e ha raccolto davvero dichiarazioni uniche, proprio al fischio finale, tra poco lo sentiremo e faremo rivedere al presidente le immagini della festa, perché lui le ha vissute, però adesso le rivedrà e rivedrà tutto quello che è accaduto. Marco De Antonis, buon pomeriggio Marco. Buongiorno. Buona giornata, sono grazie. Anch'io, ti ho detto buon pomeriggio perché sono rimasto ieri pomeriggio anch'io. Ieri sera, sì, è stata una bellissima giornata, credo, e anche un giusto premio insomma per gli sforzi profusi dalla società, ma anche dalla piazza, dalla tifoseria, da questo gruppo fantastico che ha davvero distrutto, ammazzato il campionato. Non era invece da Tessa, ma soffriva in studio per la causa aziendale, faceva da assistente in regia, ma ieri sera vi ha già raccontato un po' tutto quello che è accaduto, il nostro Andrea Costantini. Buongiorno anche Andrea. Buongiorno, e diciamo che c'è anche un po' più di gusto a vincere il campionato in questo modo. Ti piace? Fosse stato chiuso un mese fa magari... Invece, insomma, io qualche settimana prima... A conti fatti direi che forse per il presidente e tutti c'è stato modo di godersela un pochettino di più. Presidente, allora, ripercorriamo questa settimana, poi tra poco vedremo il servizio, l'immagine della festa, questa settimana che si è chiusa, no? La paura domenica scorsa per la sconfitta con il Riccione, con la sconfitta con la Vispesa, poi la bella e importante vittoria con il Riccione, anche la, diciamo, Campitelli che ha fatto capire alla squadra, non scherziamo, dobbiamo vincere il campionato, perché onestamente, a detta di tutti, il Teramo era la squadra che meritava di più di vincerlo, o no? Ma io credo che il Teramo ha meritato all'inizio di vincere questo campionato. Abbiamo costruito una squadra per poter vincerlo e credo che tutti quanti si sono dati da fare, hanno sposato il progetto per intero. Perché noi dalla prima giornata lo abbiamo detto, ci credevamo, ci abbiamo creduto, poi forse tanti punti di vantaggio ci ha dato a tutti un po' in testa, è mancata quella determinazione che fino a quando non abbiamo iniziato a pareggiare o a perdere ci avevamo, quindi conoscendo l'ambiente ho voluto ricordare a loro, ma se non lo facevo sicuramente per in TV, detto tra di noi molte volte i ragazzi, sai, invece in quel modo si sono responsabilizzati un po' di più, hanno capito che tutti i tifosi, ecco, i tifosi li stiamo vedendo, la pensavano un po' allo stesso modo. E quindi si dovevano impegnare anche per i tifosi, perché i tifosi sapevano, e credo che a questo gruppo non possiamo dire niente, è stato un gruppo fantastico, un gruppo che si è impegnato durante la settimana. Cappellacci ha fatto un grandissimo lavoro, lo ringrazio pubblicamente, Marcello Di Giuseppe, Massimo D'Aprile,
sono ragazzi giovani ed Vero, eccezionali, un gruppo rampante. Ma è un mio modo, eccolo qui l'abbraccio tra Campitelli e Massimo D'Aprile. È un mio modello di vita questo, perché quando sono venuto qui 4 anni fa forse non tutti sapevano chi ero, non tutti sapevano la mia determinazione. Io ho portato con me gente che non aveva fatto mai calcio professionistico. Presidente, abbiamo visto alcuni degli amici storici, abbiamo visto Tonino Parnanzone, Fabio Mignini, Umberto Sorgentone, insomma il gruppo che segue Luciano Campitelli, oltre che naturalmente nell'azienda, ha creduto in questa avventura Teramo, no? Dall'inizio. Io ho sempre creduto in loro perché li conoscevo da anni. Io a Canzano di campionati ne ho 24, quindi sapevo chi erano, sapevo come lavoravano. Forse tanti addetti ai lavori pensavano che i dilettanti non potevano fare bene, anche se eravamo noi dilettanti, però qui un dilettantismo diverso tra professionisti. Si pensava che forse queste persone non potessero fare bene, mentre si è dimostrato che l'amore per il lavoro che si fa, l'amore per il progetto e l'amore tra queste persone che ci lega da tantissimi anni, alla fine i risultati sono arrivati. Io credo che, non so in Italia quante società abbiano vinto in 4 anni, questo 3 infatti volte il campionato e un secondo posto. Ho voluto rinforzare questa squadra con persone giovani come Massimo D'Aprile, come Marcello Di Giuseppe, che sono la società, e quindi sono due colonne anche molto importanti per il progetto futuro, con Peroni, l'ultimo acquisto che ci ha dato anche molta visibilità. Che adesso può organizzare tranquillamente un campione come amico. Di marketing e di tutto. Oggi non faccio polemiche, non torno sulle vecchie cose, che forse per poter fare veramente a Teramo un progetto come piace a noi, un progetto con un inizio e una fine, sicuramente adesso dobbiamo, insieme al sindaco, insieme al signor Cantagalli, vedere veramente di poter trovare un trio, chiamiamolo così, quindi noi tutti e tre, per poter veramente prospettare un futuro roseo, un futuro che questa città merita, perché se noi ieri abbiamo visto l'affetto, l'amore che noi abbiamo i tifosi verso questa città, e più abbiamo tanti tifosi anche in altri posti fuori Teramo che noi non conoscevamo e che giorno dopo giorno scrivono, giorno dopo giorno. Sì, c'è il sostegno nelle trasmissioni, sì, tramite Facebook. Io volevo chiedere ai nostri colleghi, poi stiamo avendo già delle immagini da festa, ma Gianni D'Areo ha già pronto una clip che ieri ha raccolto il nostro Marco De Antonis. Giussi, la società lo aveva detto, in 4 anni, ricordo la conferenza stampa a suo tempo, in 4 anni vogliamo riportare il Teramo. In 5. Erano 5, ero convinto che fossero 4, quindi ancora meglio. In 5 anni riportiamo il Teramo dove praticamente era prima del fallimento. Mi ricordo c'ero anche io in quella famosa conferenza stampa dove il presidente Campitelli, noi eravamo tutti un po' preoccupati e un po' delusi, normale così, non vi preoccupate perché rassicurando tutti noi, anche la gente, i tifosi soprattutto, vi riporterò tra i professionisti. Dunque Luigi, vigile un campionato è sempre molto difficile, ieri è stata un'emozione intensa, bellissima, io c'ero quando il Teramo ha deciso, sposato questa idea di affiancare la società, rivivere le emozioni proprio dalla promozione. Mi tolgo un sassolino dalla scarpa, dove forse ora è facile salire sul carro dei vincitori, quando però molta gente ora gioisce, ma senza voler colpevolizzare nessuno, ma in promozione, in eccellenza, non tutti eravamo c'erano. In pochi. Eravamo davvero in pochi. Hai ragione, Giussi. Bisogna dirlo, perché soffrire e sacrificarsi anche in categorie inferiori, ma perché si ha una grande fede per il Teramo Calcio, questo credo sia importante. I complimenti al
presidente, perché ogni anno ha allestito una squadra nuova, ha cambiato tecnico, però i risultati gli hanno dato ragione, cioè vincere, vincere sempre. E guardate che vincere, io ho vissuto l'esperienza della vittoria del campionato con Giorgio Rumignani, poi quella con Aldo Ammazzalorso, poi l'ultima quella con Luciano Zecchini, però sono convintissima che vincere anche in promozione non è assolutamente facile. Tante squadre, sul Mona quest'anno ha speso tantissimo, un'eccellenza non ha vinto. Il Teramo l'ha vinto, io non vado molto d'accordo con i numeri, ma sforando, cioè scrivendo dei record. Quindi... Ecco, io questo volevo chiedere a Marco De Antonis. Marco, di questi tre campionati, molti hanno detto questo era il più difficile da vincere, forse per la categoria, però giustamente anche quello di eccellenza lo scorso anno, forse quello di promozione poteva essere più facile, ma lì Valbruni ebbe un compito comunque duro, cioè ricreare l'entusiasmo intorno alla squadra, non dimentichiamolo, no? Sì, secondo me ogni campionato è stato difficile, anche quando il Teramo è ripartito dal profondo dilettantismo. In promozione, perché il presidente ricorderà anche meglio di noi che la squadra praticamente fu ricostruita forse a inizio agosto, anzi metà agosto, eravamo vicini a metà agosto quando il campionato sarebbe iniziato 15 giorni dopo, quindi con oggettive difficoltà, e il mister Valbruni fu bravissimo in quella che è una categoria in cui lui è il re, davvero, nel trionfare con annessi tanti record. In eccellenza c'è stato anche un momento di piccola difficoltà e poi di felice ha traghettato questa squadra brillantemente fino alla conquista della Serie D. La Serie D è un campionato tradizionalmente ostico, perché cominciano a comparire squadre non solo abruzzesi, ma squadre anche dal grande blasone. Questo girone in modo particolare, l'anno scorso c'era il Rimini, quest'anno c'è l'Ancona, ci sono sempre San Benettese, Civitanovese, tanti abruzzesi che comunque magari non vedono di buon occhio propriamente il Teramo, quindi sono sempre sfide molto intense, e per questo poi che alla fine soprattutto c'è un solo posto a disposizione per risalire, per questo che si dice appunto che la Serie D è un po' un imbuto da cui è molto molto ostico insomma provare questa risalita, e Teramo ci è riuscito. Nel giro di 4 anni è tornato dalla promozione ad abbracciare il professionismo, e io credo che sia un traguardo straordinario, perché quando si iniziò quell'avventura io avrei messo la firma che nel giro di 5 anni... C'eri anche tu quando si iniziò quell'avventura? Sì, al circolo Teramano, insomma, ci avrei messo davvero la firma che nel giro di 5 anni si potesse raggiungere così il professionismo, perché so quanto è difficile vincere questi campionati, tra l'altro corsi e ricorsi storici, anche quando il Teramo retrocesse, mi sembra nel 91-92, sicuramente nel 91-92 dalla vecchia Serie C. Sono preparatissimi Giussi e Marco questa mattina. Perché noi c'eravamo. In due stagioni, anche lì, la prima un po' più difficoltosa per la verità, poi al secondo anno con Ammazzalorso si trionfò. Anche in questo caso 2 stagioni di Serie D e al secondo tentativo si è tornati nel professionismo, quindi Presidente, voleva aggiungere qualcosa alla no? società? No, visto che ascoltava con un certo interesse. Tra poco faremo vedere al Presidente quello che è successo ieri al fischio finale. Si ricorda qualcosa di quello che è successo al fischio finale? Ma ieri è stata, credo che ogni anno, secondo me, è stato bello il primo anno per mille ragioni, l'inesperienza, questa nuova costruzione, quindi noi abbiamo vinto quel campionato perché veramente Valbruni è stato fantastico, e quindi sarà anche Valbruni alla sera di domenica prossima insieme a noi, perché anche da lì è partito l'artefice di questo cammino, e quindi ogni anno con le difficoltà che durante l'anno si Questa possono è capitare. Più difficile di campionato secondo lei, Presidente? Quello dove ha sofferto di più? Dico come categoria. L'anno scorso ti posso fare una confidenza, mi è servito per una crescita mia personale, perché io purtroppo non sono un vincente e molte volte non accetto la sconfitta, mentre l'anno scorso ho capito gli errori, ho capito che forse si poteva fare meglio, e credo che con l'esperienza di quest'anno il campionato lo vincevamo anche l'anno scorso. Questo l'abbiamo già, Andrea? Proprio su questo aspetto, no? Sì, l'anno scorso è servito di insegnamento, bene Marco, il secondo posto è comunque un ottimo risultato per una squadra che si affaccia alla Serie D, sebbene si chiami Teramo. Sì, io penso che se ci fossero state 2 sconfitte consecutive, come è successo quest'anno, l'anno scorso magari le cose potevano cambiare prima di quanto ancora accaduto poi in quel febbraio dopo la partita con la Recanatese, che anche quest'anno
benché ci sia stato un grande girone d'andata, però sai, lo chiudi con la sconfitta con l'Ancona, lo riapri, quello di ritorno con la sconfitta a Civitanova Marche, lì qualche dubbio ti comincia a venire. Cioè, la società forse ha capito gli errori dell'anno passato. Le squadre accorciano le distanze, invece in quel momento il Teramo ha vinto il campionato, perché poi in quel mese di gennaio ha saputo riallungare, ha saputo vincere, l'ambiente non ha fatto pesare per niente dalla società, fino a, insomma, anche i tifosi non ha fatto pesare per niente quel doppio stop, e lì si è capito che effettivamente questa squadra aveva una marcia in più per arrivare. Se si è festeggiato soltanto alla testa la penultima giornata, giusto in tempo per neutralizzare Teramo Ancona, lo si deve solo al fatto che la squadra mentalmente aveva già ritenuto di aver vinto il campionato. Purtroppo è umano, io non dico che abbiano sbagliato, dico che è umano, perché 10 punti di vantaggio a 5-6 giornate dalla fine, tutti pensano che il campionato sia finito, e lo hanno pensato anche loro. L'abbiamo pensato anche noi, mettici, in TV, commentando, diciamo, no, la verità. Ma tutti lo pensano, è una squadra che fa tutti quei punti, come puoi pensare che in 5 giornate possa perdere un campionato? Poi mettici anche qualche episodio, perché col Trivento la sconfitta nel complesso è immeritata, a Pesaro sappiamo come sono andate le cose, quindi poi anche degli episodi in campo, benché la squadra non abbia giocato al massimo, gli episodi ti hanno penalizzato, e quindi si è arrivati ora a festeggiare all'ultimo momento. Però ripeto, aver festeggiato così forse ti è piaciuto, insomma, fa capire a tutti che niente è scontato, questo è vero, e che questo risultato è importante. Sì. Come diceva Marco, l'AD è un imbuto, perché arriva il Rimini, arriva l'Ancona, arriva la San Benedettese, arriva la Civitanovese. Ah, loro restano lì, il Teramo. Il Venezia ieri ha festeggiato. Sì, ci sono altre squadre, non ricordo, il Mantova, che non festeggeranno. Il Salerno aveva 7-8 punti di vantaggio, ora un solo punto di vantaggio, se domenica non vince passa il Marino. Sì, insomma, non è facile, c'è lì vincere. C'è Lotito e compagni, mezza Roma, capiamo di cosa stiamo parlando. Questo fatto rapidamente sono pronte le immagini della festa. A quello che dice Andrea è giustissimo, perché il Teramo ha disputato un girone di andata grandioso, straordinario. Stellare. Poi nel girone di ritorno ha avuto qualche flessione con quelle due sconfitte, però lì è stata la squadra ha tirato fuori il carattere, la grinta per reagire, e non era assolutamente facile. Poi un'altra cosa volevo dire, bravo il presidente Capitelli, perché ha dato spazio anche a vari teramani, Valbruni, Cifaldi, e soprattutto quest'anno mi sembra tutto un sogno aver consegnato una squadra a tre biancorossi. Riflettete un po', tre biancorossi, Roberto Cappellacci, Marcello Di Giuseppe, Massimo D'Aprile, che hanno riportato il Teramo tra i professionisti. Bella questa immagine di Giuseppe, sì, mi piace, sempre molto bene, precisa. E poi volevo dire un'altra cosa che credo che noi forse oggi non ci rendiamo conto. Con la riforma dei campionati penso che tra i pro ci sarà veramente una guerra grossa. Qualche giorno fa su Tutto Sport si parlava di 38 squadre pronte a sparire. Ma a prescindere 38 squadre pronte a sparire, ma ci saranno delle squadre, delle città grandissime che spenderanno tanti soldi, e sarà una vera C, cioè la prossima D, perché? Perché ci saranno delle città molto importanti che combatteranno tra di loro. Quindi e ci sarà anche credo, no, il Teramo starà tra i pro. Lo dico tra i pro, dico quindi, tra i pro. Io parlo di D, quindi uscire adesso da questo campionato difficilissimo, penso che per noi era veramente, io ci ho messo tutto pur di uscire il prima possibile, altrimenti forse se ci si sta poi per parecchi anni e non ce la fai, a quel punto veramente dentro di te ti fai... Si tende anche a scoraggiare. Ci manca un po' l'entusiasmo. Comincia a mancare l'entusiasmo e tutto va a tarallucce e vino, come si dice. Allora, Presidente, noi abbiamo le immagini della festa. Ieri abbiamo fatto questo, c'è stato lo speciale festa promozione su TV Sera alle 19.30, poi Andrea Costantini, ampio spazio durante l'Abruzzo del pallone, però terminata la telecronaca che potete rivedere nei prossimi giorni, il nostro Marco De Antonis insieme a Mauro Ezzoni ha seguito gli ultimi minuti vicino alla dirigenza biancorossa. E allora, Presidente, facciamo rivedere come lui, alla telecamera, ha seguito questa partita nei secondi finali. Ed è finita qui al Monte Marconi di Atessa, può partire l'esultanza sfrenata del popolo biancorosso, sia sul rettangolo di gioco con invasione ovviamente pacifica. A breve sentiremo anche il presidente Campitelli, che è anche commosso, se vogliamo, perché è un grande traguardo in 4 anni, la Teramo calcistica torna dove compete. Presidente, anche visibilmente commosso, perché dopo 4 anni in un percorso davvero quasi netto il Teramo torna dove compete nel professionismo. Ma se ripenso a dove
da dove siamo partiti, devo dire, non ci credo. Quindi vi voglio gustare questa vittoria, la dedico a tutti i nostri tifosi, alla mia famiglia e anche a quei tifosi scomparsi che non hanno potuto vedere questo bellissimo momento. Sacrifici importanti davvero in questi 4 anni, però un'emozione grandissima oggi qui al Monte Marconi di Atessa. In questi momenti i sacrifici non si contano, si vede questa cosa che è una cosa meravigliosa. È un presidente che è decisamente commosso. Ferrani, una gioia stratosferica per una promozione conquistata sul campo, probabilmente anche da più di qualche giornata, però adesso davvero l'esultanza può partire. Sì, una grande vittoria, sono venuto a Teramo per vincere il campionato e ci sono riuscito subito, sono veramente contento di risalire nella categoria che ho sempre fatto e che volevo fare, quindi penso che sia una gioia immensa vincerla con il Teramo, è stato bellissimo. Anche con questo palcoscenico strepitoso qui al Monte Marconi di Atessa, tanti tifosi che vi hanno seguito, davvero questa è l'immagine che possiamo dare più bella del calcio. Sì, veramente bellissimo, ci hanno sempre sostenuto e siamo stati bravi anche oggi a portare a casa un punto che ci bastava per vincere il campionato. Ringrazio tutti i miei compagni, tutti i tifosi, tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto, la mia famiglia, la mia ragazza. È stata una gran vittoria. Vitone, un attimo, siamo praticamente in diretta anche con TV6, davvero una grande festa, una grande esultanza. Un'emozione grandissima, dopo tanto. Ci abbiamo messo un po' tanto per chiudere, però alla fine ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. Impresa davvero per te che hai conquistato più di una volta questa promozione. Valentini, allora cosa si prova in questi momenti? Davvero una cavalcata trionfale quella del Teramo, c'è anche Borrelli a marcarti dietro. No, è una grande emozione perché poi vedi tutto questo spettacolo qui, è molto molto bello, una grandissima emozione. Ti aspettavi inizio campionato di concludere in maniera così esemplare la stagione? Era il mio obiettivo, quello di vincere questo campionato, quindi ce l'abbiamo fatta. Bene così. Bene così. Forza Teramo! Direttore, un presidente anche commosso, non so se il direttore Giuseppe prova lo stesso stato d'animo. Emozionato, sì, chiaro che è una gioia immensa, però ognuno ha un suo modo di sfogare, lui è, io lo capisco, però è stata una soddisfazione enorme per tutti e per lui in particolar modo, e la merita anche per la gente che è arrivata oggi qui. Dai, è un giorno importante perché questo poi è il campionato secondo me del trapasso, il campionato più difficile da vincere, ed è stato un campionato difficile davvero, però noi l'abbiamo dominato dal primo all'ultimo giorno e siamo contenti. Una promozione che sembrava non volesse arrivare più alla fine. No, noi sapevamo che arrivava, quindi è chiaro che un pochino d'ansia, dai, è subentrata, un po' di consapevolezza che comunque sia, sembrava quasi chiuso il campionato, però così non è stato, però ecco qui, 90 minuti prima festeggiamo, quindi questo è l'importante. È bello festeggiare anche in trasferta, se vogliamo domenica sarà una bella passerella con l'Ancona. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto, ripeto, domenica secondo me è stata proprio la partita in cui forse abbiamo svoltato e oggi festeggiamo qui e da adesso è chiaro che ci sarà una bella festa che culminerà con la partita con l'Ancona, dove speriamo anche di far bella figura, insomma. E i complimenti vanno fatti anche al direttore sportivo che è stato l'architetto dell'organico messo a disposizione di Cappellacci. Ma guarda, io penso che oggi veramente i complimenti vanno fatti ai ragazzi, al mister e al presidente, con tutta la società. Poi ognuno di noi abbiamo portato il nostro mattoncino, però è bello, dai, è bello vedere la festa. Adesso è importante questo. Forse Giuseppe ritorna anche con la mente e concludiamo con quella bellissima cavalcata dalla Serie D alla Serie C del 93-94. Sì, poi eravamo in due perché da giocatore c'era anche Massimo D'Aprile in campo, quindi soddisfazione doppia anche per lui, però ripeto, bella perché portammo allora il Teramo in C e oggi il Teramo è tornato in C ed è una grandissima soddisfazione.
Eccoci qui in studio, abbiamo visto le immagini della festa, oggi durante Extra Time, oggi pomeriggio con Jacopo Forcella e Massimo Lupacchini, vi proporremo altre immagini. Ci sono diversi sms che andiamo a leggere insieme ai nostri ospiti, perché insomma giustamente chi è a casa adesso vuole interagire con noi, molti ci seguiranno in replica. Una gita da testa fatta con il cuore, la tradizione e la passione. In fondo una rete di calcio, ci sono storie e umanità diverse, letteratura. Grazie Presidente, ci scrive Giancarlo Falcone, io vi invito ad andare sul sito idoepunti.it, perché c'è una bella ricostruzione di questa giornata vissuta ieri da Tessa, come l'hanno vissuta i tifosi, anche perché il Presidente ha fatto una dedica ai tifosi che non ci sono più, vero? Ho visto sul centro. Sicuramente, perché credo che anche loro dall'alto possono vedere questo evento e credo che hanno fatto il tifo per noi e noi gliela dedichiamo con tutto il cuore. Bella questa immagine. Andiamo ieri si è visto il pubblico alla testa. C'erano circa 500, tanti in tribuna e devo dire anche il pubblico locale, non era tantissimo, però tifosi, lo diciamo, visto che ci seguono in tutto Abruzzo, veramente disponibili, gentili, a fine gara si complimentavano anche con noi perché il Teramo c'è la squadra che merita. Dobbiamo ringraziare anche i tifosi alla testa perché sono stati, loro avevano paura di non fare quel punto e quindi... un Teramo scatenato. Dice, Presidente, vabbè, il punto 7 per noi non è che va bene. I tifosi in tribuna si preoccupavano adesso perché un pareggio c'è stato il palo, la traversa di Arcabone, c'è stato il gelo. Ci siamo abbracciati tutti, quindi bella giornata. Ottima dirigenza. Andiamo a vedere i prossimi sms. Grande Presidente, confermiamo Cappellacci. Il futuro è presto. Oggi proprio non parlo. Questa settimana dovrà essere una settimana per finire di organizzare questa bella festa, il campione come amico dedicato a tutti questi ragazzi che se lo sono meritati anche loro, per finire la domenica sera con la festa del Teramo, quindi che Alessio Peroni che io non conosco e che sicuramente ci saranno tante bellissime sorprese. Io so quindi, qualcosa ma mi sto zitto per non rovinare la sorpresa. Quindi spero che saremo in tanti al nuovo comunale e credo che sarà per la città di Teramo un evento anche quello di grande importanza perché credo che mai nessuno abbia fatto qui a Teramo un evento così bello, così importante. E sono quelle cose che li puoi fare man mano che cresci, man mano che acquisisci vicino delle persone che sanno di questo mestiere e quindi sono soddisfatto tantissimo anche di Peroni che è arrivato all'ultimo, diciamo, l'ultimo dei nuovi arrivi e sta veramente lavorando bene, stiamo lavorando già per altro, quindi... tutti alla festa domenica sera. Così e tutti alla festa. Vedevo che Marco De Antonis, quando il Presidente ha detto nuovo comunale, sorrideva perché Marco diceva, insomma, sì, nuovo comunale, speriamo che possa essere il nuovo comunale a tutti gli effetti, Marco, perché il Presidente dice tra poco parleremo di futuro, non oggi, no. Però bisogna risolvere sicuramente il problema stadio, quella è la prima priorità. Sì, infatti quando si parlava appunto di questo messaggio del nostro telespettatore che diceva di Cappellacci, sì, senz'altro ha fatto molto bene Roberto Cappellacci anche come valori umani, non solo a livello tecnico-tattici, però credo che le priorità adesso siano altre, come direbbe qualcuno, la prima senz'altro è quella di risolvere la grana dello stadio, affinché non possa essere sempre considerata una grana, ma affinché possa essere considerata finalmente anche la nuova casa del Teramo Calcio a 360 gradi, tout court, insomma anche con queste iniziative, come ricordava bene il Presidente, ottimamente prodotte dal direttore marketing Alessio Peroni, e non solo, perché questa senz'altro è una problematica che il Teramo si sta trascinando ormai da troppo tempo e invece che Teramo Calcistica merita di risolvere ed assolvere nel miglior tempo possibile, anche perché la società deve programmare la prossima stagione, quindi a livello... non so se verrà fatta la campagna abbonamenti, però comunque a livello di location è importante sapere dove si giocherà effettivamente, perché ricordiamo che nel... Anche perché adesso siete tra i professionisti, c'è anche una situazione diversa. Esatto, siete tra i professionisti. C'è da dire però, io conducendo Fair Play vedo che una situazione, sono dinamiche oramai paradossali secondo me, sono situazioni però comuni a tante piazze, Giulianova ha il problema dello stadio,
La San Benedettese rischia il prossimo anno di giocare a 100 buchi, perché Riviera delle Palme, che è uno stadio stupendo a mio giudizio, ha dei costi esagerati e quindi ci sono questi rischi. Quindi pensa un po' il paradosso di aver costruito stadi anche stupendi che però non sono più funzionali alla categoria o sono comunque troppo esosi come costi. Così come non si vengono darci. Io il problema è che rispetto a prima, cioè una volta i comuni purtroppo siamo arrivati tutti senza soldi perché forse si è sperperato troppo e si è dato troppo. Prima i comuni pensavano, ti davano tutto, ti davano dallo stadio, ti davano l'acqua, la luce, è tutto preciso, il tappeto erboso, pagava tutto il comune. Oggi che i comuni giustamente siamo noi e quindi dobbiamo anche tutti risparmiare, perché oggi altrimenti si fallisce, il sistema fallisce. Quindi non potendo dare più questo, sicuramente si sta, anche le società hanno grosse problematiche. I tifosi rispetto a una volta al campo ne vengono molti di meno, perché con questi stadi grossi i costi aumentano. C'è uno stadio piccolo come il vecchio comunale, i costi erano anche molto più piccoli, come era quello di Atessa. Bravo, ieri rispetto, visto... ma oggi quelli sono gli stadi anche per poco più grossi di quelli, per una seconda, una prima divisione, perché con la tessera del tifoso, abbiamo visto quello di Bellaria qualche settimana fa, no? Qualche mese fa, per la seconda del tifoso piccolina. Nessuno viene da fuori, quindi sono tutti, tu vedi la Juventus uno stadio piccolissimo di 30.000 persone per tutta l'Italia, e sicuramente il prossimo anno tanti non potranno andare a vedere la partita, ma io credo che hanno fatto una loro scelta aziendale, però ce l'hanno sempre pieno, che è un valore aggiunto alla squadra. Soprattutto per vedere anche l'Aquila stessa si trasferirà, oramai è prossimo questo trasferimento, dal Fattori, che è uno stadio che oramai non è più calcistico e verrà lasciato molto probabilmente solo al rugby, nello stadio vicino, sicuramente adiacente al Fattori, ma molto più piccolo. L'abbiamo visto come progetto, sì, tra l'altro bene, può essere un valore aggiunto per la squadra. Però volevo dire una cosa, sì, poi volevo dire anche Giussi Andrea, senza fare polemiche con nessuno, perché in questi giorni così belli le polemiche proprio non li faccio, non ho nessuna intenzione di farlo. Volevo fare una riflessione: l'amore che oggi questa società, in primis Luciano Campitelli, che sposa questo progetto, che in 3 anni paga un affitto che nessun altro sicuramente avrebbe pagato, nessuno, per un solo motivo: l'amore per vincere e l'amore per fare questi campionati. Uno dovrebbe considerarlo questo. Senza mai aver detto A, mettendo tutto sulle sue spalle. Oggi, ripeto, non è che quei costi una società non li può pagare più o meno, li potrebbe anche pagare, ma con modi anche diversi, di non più con dei costi fissi. E credo che, spero anzi vivamente, che sta cosa la possiamo mettere a posto prima possibile, perché se si vuol fare i professionisti ci vogliono dei programmi a medio e lungo termine, come noi abbiamo fatto per iniziare questo progetto tra i dilettanti. Noi qualche settimana fa, quando è stato qui il presidente Campitelli, l'ultima volta c'era anche l'assessore Campana, c'era Fabio Capola, ci eravamo dati appuntamento ad una data ipotetica dopo un mese, quindi inizio aprile. Abbiamo aspettato la fine del campionato. Beh, vi anticipo che tra poche settimane rinviteremo qui il Teramo Calcio, il sindaco Maurizio Brucchi, l'assessore Campana e Fabio Capola, che mi ha detto quel giorno c'ero, quindi ci sarò anche quella puntata, anche perché il presidente aveva fatto una promessa: se si risolverà tutto offro la cena ai presenti. Fabio Capola, giustamente il collega del tempo, mi ha detto io ci devo stare, sperando però che si risolva, non tanto insomma per la cena. Giussi, Andrea, sì, no, rapidamente, soltanto, che abbiamo altri sms. Io volevo soltanto aggiungere a quello che diceva bene il presidente, in parte sono d'accordo con voi per quanto riguarda il discorso stadio, perché noi dobbiamo guardare in prospettiva futura. Ora, ieri sera è stata un'emozione bella, intensa, tornare al vecchio comunale, io ci sono nata lì, quindi vivere quell'emozione nel vecchio comunale, però il nostro stadio è quello di Piano Dacci. Ora, io invece direi, metterei diciamo, il discorso sotto questo aspetto: ora che il Teramo è tornato tra i professionisti, le forze politiche, le istituzioni, ma tutti dobbiamo essere vicini a questo presidente, il presidente Campitelli. Ora lo dobbiamo sostenere, perché lui è un genuino, lui ha una grande passione, lui è un passionale.
e lo abbiamo visto anche nelle emozioni intense, lui lo fa in maniera molto spontanea, non c'è formalità, cioè lui è un passionale, è un giovane, dobbiamo stargli vicino, dobbiamo aiutarlo, ora che siamo tornati tra i professionisti, perché ci sono grossi progetti, grandi ambizioni da parte di questo presidente, intelligente nel fare i calcoli, nel guardare sempre con grande attenzione il bilancio. Quello è il nostro stadio, bisogna mettersi a tavolino, trovare la formula giusta, perché io sono convinta che questo problema dello stadio può essere risolto. Come diceva bene Marco prima, è un problema che si rincorre anche in altre piazze. Ora pensiamo alla nostra, perché poi ogni caso è particolare, qui dobbiamo risolverlo il problema dello stadio. Questo è un appello accorato da Teramana. Quello è il nostro stadio e lì giocherà il Teramo, che è anche un po' la forza. Purtroppo ora dobbiamo guardare al presente, non possiamo sempre vivere di ricordi e bisogna risolvere il problema. Sono d'accordissimo. Andrea Costantini e poi altri sms. Io purtroppo su questa risoluzione sono un po' scettico, devo dire la verità, perché non ho mai visto dei segnali concreti di persone che vengono incontro al presidente nella risoluzione di questo problema. A proposito, per stare proprio all'attualità più stretta, presidente, il contratto scade a metà maggio con Cantagalli, vero? L'ha pur scudetto. Il Teramo almeno la partita la giocherà in casa, se va avanti anche di più, e poi gli allenamenti, ci si comporterà in questi giorni in cui scadrà il contratto, che non è stato rinnovato con il gestore? No, questo bisogna supplicare Sabatino, se ci farà fare quelle uno o due partite in casa. Io oggi non posso più parlare di campo, perché non è mio e non c'è nessun contratto che ci leghi in futuro. Tutti tirano il io oggi parlo con Sabatino, non ha nessun interesse, lui fa il commerciante, il campo è di tutti, ragazzi. Io oggi dico, non faccio polemiche, perché se comincio a fare polemiche ci dimentichiamo la festa. Però c'è il problema, ci sarà la festa, lui ha le sue ragioni. Qui chi ha sbagliato, qui bisogna risolvere il problema, il problema va risolto non a breve, a brevissimo. Per me, ripeto, io parlo di stadio Erba, lo deve gestire la Teramo Calcio. Sabatino, secondo me, con un buon affitto si toglie di mezzo un inciampo, poi tutto il resto la Teramo Calcio non ha nessun interesse. Poi l'imprenditore che ha costruito lì dovrà fare business col di fuori, ma non si può aspettare che la Teramo Calcio possa garantire business. No, ma non può aspettare neppure che se quel popò di struttura venga affittato fra 20 anni, la Teramo Calcio non esista più. Oggi tutti dobbiamo fare i bravi. Questo è uno stadio della città di Teramo, che lo lasciassero ai teramani, che lo lasciassero alle società, non a Luciano Campitelli, perché Luciano Campitelli non ha neppure detto che se il prossimo anno resterà ancora a Teramo, quindi che lo lasciassero alla squadra di Teramo, alla Teramo Calcio, di chiunque gestisce questa cosa. Poi l'affitto, ci si siede intorno a un tavolo, c'è oggi quella struttura con il marketing che c'è, la doppia pubblicità è una cosa impossibile, non possiamo andare in giro, il gestore chiede la pubblicità e l'altro, io anche faccio giocare tutte e due le parti. A me mi sta bene, perché io posso dire a chiunque, il gestore, dico, a me mi dà X e io puoi riprendere lo spettacolo, perché lo faccio io. È talmente complicato, complesso, sottile, che purtroppo chi ha fatto quella convenzione, quando si fanno le cose veloci, purtroppo si sbagliano e non si pensa neppure cosa può succedere domani. Io credo che l'unica soluzione possibile è che solo il campo di gioco deve essere gestito dalla società che gioca in quel campo. Poi la società che gioca in quel campo ci dovrà far giocare anche altre squadre, il San Nicolò, dico questo, ma ben venga, perché io credo e spero, e mi voglio anche spendere una parola in più, di trovare anche col San Nicolò una vicinanza, perché noi oggi stiamo in una categoria superiore, una vicinanza di collaborazione strettissima con il San Nicolò a tutti i livelli. Quindi
anche perché lì, loro hanno un campo proprio e quindi anche su quel campo si può collaborare con tutti i settori giovanili. La convenzione anche in quel caso, la situazione non facile, però il Presidente ha lanciato un messaggio molto chiaro. Questa è una soluzione. Abbiamo diversi messaggi da leggere, i telespettatori vogliono giustamente interagire con noi. Campitelli grande, ora portaci in C1, ieri fantastico il bagno a Cimini. Insomma, i tifosi volano. Ieri ho sentito più di un coro, portaci in C1 al Presidente. Quindi. Eccolo qui, il sogno di un derby è il ritorno verso il calcio con il pallone rotondo, grazie Teramo Calcio. Speriamo nel derby. Speriamo nel derby, perché Giuliano si è salvato, complimenti per la salvezza. Auguri vivissimi Presidente, le dico comunque che questa società è troppo seria e un altro anno festeggeremo la C1. Ad Maiora, Presidente, insomma, i scongiuri li possiamo fare, però questo messaggio conserviamolo, perché magari, grande Luciano, i teramani sono orgogliosi di te e ti ringraziano. Grazie, è veramente una giornata di festa, i nostri telespettatori hanno colto. Presidente, complimenti per la vittoria del campionato, sei un grande, continua così, Gianluca. Tanti messaggi, naturalmente, Campitelli, sei un grande, che bella giacca. Presidente, giacca sì, molto moderna, diciamo molto moderna. Andiamo ancora avanti, se c'è qualcos'altro, qualche altro sms, mi fanno segno, sì ce ne sono, quindi possiamo ancora parlare, li stiamo caricando, anche perché insomma molti hanno acceso la televisione, hanno visto che c'era il Presidente ospite e vogliono naturalmente interagire con lui. Andrea, prima di leggere i prossimi sms, ricordiamo domenica ultima giornata, sì. Poi ci saranno i playoff che non interesseranno il Teramo, ci sarà però la Pool Scudetto della quale tu parlavi, no? Sì, Pool Scudetto si parte subito, si parte il 13, nel giro di una settimana sarà liquidato, la formula è quella di triangolare all'inizio, poi mano a mano vengono rimesse in gioco, si va al turno della semifinale e al turno della finale. Il problema è che paradossalmente se il 13 il sorteggio dice che il Teramo deve giocare la prima in casa, non ci sono problemi. Entriamo nel contratto. Se invece il Teramo fa la seconda partita in casa, e lì poi bisogna vedere se si gioca a Teramo. L'ha detto, insomma, si mette anche una mano sulla coscienza. Noi abbiamo una raccomandata in cui ci si dice che entro il 7-8 di maggio dobbiamo togliere tutto di quello che ci appartiene. Quindi, adesso, perché forse. Io non posso andare a incorrere a delle sanzioni, a delle multe di nessun genere col gestore, quindi adesso sarà l'amministrazione che dovrà scendere in campo per poter sistemare una o due partite. Anche perché credo, Presidente, che per la città di Teramo, qualora il Teramo dovesse giocare fuori, sarebbe anche una brutta figura per l'intera città. Noi dobbiamo pensare a fare calcio. Io ho lanciato un piccolo messaggio dove il campo credo che debba essere in gestione del Teramo Calcio, non di Luciano, perché Luciano può darsi anche che... Speriamo di no, anche perché qui i telespettatori ci chiedono a C1. Il Presidente vuole dire che Luciano Campitelli potrebbe passare, anche altri Presidenti, chiunque arriverà. Non vedete l'amore che io ho verso questa... verso il calcio, ma mica si trovano tante persone che hanno amore verso il calcio. Un presidente normale che non ha tutto questo amore, alle prime difficoltà molla e scappa. Cioè ragazzi, non date tutto per scontato. No, cioè io sono un pazzo scatenato che rimette tutto quello che rimette, non ne parla mai perché fa parte della vita. Fa parte di quelle cose bellissime e quindi credo che chi deve ascoltare dall'amministrazione, che ringrazio perché anche loro si sono impegnati, ci hanno dato una mano in campana, il sindaco, quindi qua non si tratta di parlare male oppure parlare male di Sabatino, che io lo stimo, ci si vede in modo in assoluto. Si tratta di fare cose concrete. Bisogna che le persone oggi si mettano in mente di essere uomini, di dire quello che se te la fai, io col tram non ci vado più. Andrea Costantino, io per rialleggerire la situazione volevo dire che sono arrivati anche verdetti dagli altri gironi, il Venezia abbiamo detto che è salito proprio ieri, quindi il Venezia può essere una potenziale avversaria nel Teramo della Pool Scudetto, c'è lo Steril Garda di Castiglione delle Stiviere, c'è il Pontedera, squadra toscana, quasi fatta per il Valle d'Aosta che ieri ha preso un punto di vantaggio sul Chieri nel girone A. C'è l'Interreggio, se non sbaglio. L'Interreggio nel girone I, squadra di Reggio Calabria. Situazione particolare, ho detto prima, del Salerno che deve vincere domenica, se no perde il campionato. E c'è nel girone H
Martina Franca Sarnese. La Sarnese è prima e ha 2 punti di vantaggio sul Martina Franca e c'è lo scontro, c'è la Teramo Ancona che poteva essere di questo girone, ci sarà nel girone H con il Martina Franca. Questa pur scudetto deve... speriamo di poter giocare a Teramo, sarebbe una brutta figura per la città. Però di Venezia Teramo e Salerno sono due piazze che il Teramo potrebbe affrontare in questo pur scudetto. Teramo Venezia a giocarlo magari a Roseto senza spera nulla togliere alla Rossella, alla scappo di Roseto. Spera Venezia Teramo, credo. Venezia Teramo, così così posso fare anche abbiamo un weekend. Qualche altro messaggio, credo, da leggere. Andiamo a fare con il nostro Gianni D'Areo che è in regia. Ieri la Tessa, le mazzarelle più buone in assoluto, perché ieri presente c'era chi giocava a pallone lì fuori, c'era chi mangiava e c'erano anche le mazzarelle. Cappellacci, sarà confermato? Si torna sul solito argomento, il presidente ha detto ne parleremo tra qualche settimana. Forza presidente, forza Teramo. Prima di parlare del futuro dobbiamo parlare del presente. E il presente è il campo sportivo, insomma, quindi questo. Se abbiamo ancora qualcos'altro, altrimenti no, ci fermiamo qui. Allora, sono le 8.57, siamo in chiusura. Presidente Campitelli, come vivrà oggi questa giornata? Intanto, credo andando in giro e ricevendo tanti complimenti di tanti tifosi adesso, no? Io oggi in giro non ho neppure il tempo di andarci. Si lavora e basta. Adesso stamattina ho 4 appuntamenti qui, poi devo andare in azienda. E quindi oggi proprio poi tanti complimenti a me, dico la verità, non è che mi esaltano tanto, perché fare i complimenti è la cosa più semplice. Oggi io sono uno che mi piace fare i fatti. Qui c'è presidente, sei il nostro oggi, ma soprattutto il nostro domani. Ottimo staff giornalistico, giovane e preparato. Grazie per questo SMS, insomma, lo estendiamo naturalmente, lo estendo a tutti i nostri colleghi, anche lo staff in regia. Anche ieri, permettetemi di fare un ringraziamento a tutto il gruppo che ha lavorato, sia da Tessa, il nostro Marco De Antonis, Mauro e Gianluca Iazzoni, ma a tutti coloro che hanno lavorato in regia, perché ieri TV6 in pratica è andato in diretta quasi continuamente, dalle 14 alle 17 con Gianni Savini, con Marco Pedicone e Andrea Costantini, con diretta stadio, poi alle 19.30 lo speciale Teramo Calcio, alle 20.30 c'è stata la festa della Miternina che è stata promossa in Serie D, tutta la squadra è stata nei nostri studi, una bella puntata davvero anche divertente, poi Andrea Costantini alle 22 fino alle 24, adesso Andrea ti rimandiamo a Silvio oggi, quindi insomma tutto il gruppo. Sì, che fammi dire che tra le squadre che hanno vinto il campionato ho dimenticato il Forlì, che lo scorso anno era nel girone del Teramo. Anche lì giù si può uscire una bella trasferta. Una bella vacanzina, insomma. Una bella 5 punti, ma io penso che... Quale sarebbe l'avversario che Campitelli vorrebbe incontrare? Che partita le piacerebbe? Teramo Salerno, Teramo Venezia, Teramo Forlì? Interreggio Valle d'Aosta sarebbe... Speriamo di no. Io col Venezia mi piacerebbe. Una bella partita. Io, scusa, vorrei... Sì, non so se l'abbiamo detto in chiusura, però volevo sottolineare un aspetto che non solo il presidente va osannato per i meriti sportivi, perché in pochi anni... ha ritrovato il Teramo, può finalmente riassaporare la gioia del calcio professionistico, ma quello che mi preme dire è che il presidente Campitelli insieme al suo staff ha lavorato molto bene anche sotto altri aspetti, l'aspetto investire nel settore giovanile, far rinascere il settore giovanile, nell'area marketing della pubblicità, l'organizzazione di questa società invidiata da tutti, in promozione, in eccellenza, una grande organizzazione, ora in C2 sono convinta, poi una società che ha grandi ambizioni e vuole sempre migliorarsi, e questo è un aspetto importantissimo, chi vuole sempre fa bene, chi vuole migliorarsi, chi vuole crescere, chi riconoscere gli errori. Ecco, il presidente, volevo sottolineare solo questo, Luigi è bravissimo perché nel giro di un anno ha già capito errori, chiamiamoli così, tra virgolette, piccoli errori fatti della scorsa gestione, della passata gestione. Già quest'anno era pronto, ha dimostrato e ha riconosciuto di aver fatto qualche errore e subito voleva migliorarsi, e questo è importantissimo, secondo me gli va fatto onore e gli va riconosciuta questa... Insomma, sembra precisa, no? Giusi, allora, Giusi, tu inizi a pianificare la trasferta a Venezia o a Salerno? Sì, io comincio a studiare. E vai in tribunale tra poco, probabilmente. Ormai, sì. Marco De Antonis adesso andrà a lavorare ad Ecosport, lo ricordiamo, perché il 6 maggio uscirà un numero speciale che il nostro Andrea De Luisa sta già coordinando. Numero speciale, cammino del Teramo, cavalcata, presidente, le pagelle del Teramo, insomma c'è un po' di tutto, noi ci stiamo attrezzando e Marco De Antonis adesso va giustamente a lavorare, Andrea Costantini invece si trasferisce a Silvi e io andrò a lavorare anch'io ad Ecosport. Allora presidente, ringraziamo Gianni D'Areo e Claudio Di Giacomo alle telecamere, Gianni in regia, grazie Andrea Costantini, grazie a Marco De Antonis, a Giusi Cingoli. La chiusura vorrei che fosse proprio di Luciano Campitelli, la dedica proprio speciale di Luciano Campitelli?
A chi la facciamo questa dedica? Ieri c'erano le due figlie che seguivano in trepidante attesa, c'era la signora, soprattutto c'era la paura, infatti possiamo dire la famiglia è rimasta in tribuna per paura dei gavettoni, perché c'era Ercole Cimini scatenato, veramente faceva gavettoni a tutti. Ha perso pure i suoi ricci. Ha perso tutto, insomma. C'è una dedica proprio speciale, particolare, che Luciano Campitelli vuole fare? A mia madre, che sta poco bene. E allora, facciamolo in bocca al lupo alla signora, facciamolo in bocca al lupo di vero cuore, questa è la dedica più bella. Grazie Presidente, oggi pomeriggio Extra Time, stasera Pescara Sprint, domani grande puntata di Teramo Channel, lo ricordiamo, e poi tutta la settimana, giovedì Fair Play, venerdì Chieti Channel, e poi ci ritroveremo nel fine settimana un campione come amico, ricordiamo l'Abruzzo del Pallone, eccellenza Serie D e Seconda Divisione, andrà avanti per tutto il mese di maggio, noi ci saremo, ci sarà TV6, buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.